Io sono rimasto abbastanza colpito e purtroppo sono preoccupato da quello che si può anche raccontare quasi come uno sgarbo non istituzionale, uno sgarbo al sistema, e cioè chiedere la proroga di 30 giorni della conferenza dei servizi e la mattina dopo esprimere un parere non favorevole al progetto. Quando sono aperte le conferenze dei servizi, le parole e le conferenze stampa contano poco, ma quando si protocolla un giudizio di quel tipo è evidente, cosa per noi totalmente inaspettata, visto la proroga che si era richiesta, è evidente che siamo in un campo nel quale si riesce addirittura difficile comprendere quello che sta avvenendo. Quello che sta accadendo.